Salve figli, sono Fiorella, Nostra Signora. Allora, sono appena uscita da una grande sconquassata a livello fisico. Ora voi sapete, io non amo parlare di me, ma purtroppo, chi ci segue ormai l'ha capito. Qui nulla si può nascondere. Come dice il Vangelo, niente verrà nascosto, tutto verrà a galla e questo vale per tutti, 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 compreso Dio, se mai fosse qui. Giorni fa i miei amati angeli mi hanno sussurrato di leggere quel romanzo Il vecchio e il mare. Ora voi sapete, io non ho cultura, non ho mai amato leggere, anche perché il mio tempo era dedito soltanto al lavoro. E credetemi, figli cari, quella è la vera cultura, l'università della strada. Quando le cose si conoscono, perché le si hanno fatte, perché sono vissute sulla propria pelle. Allora sì che ne puoi parlare, allora sì che le puoi conoscere. Non avendo mai letto un libro, ho guardato in internet un po' il riassunto di questa leggenda, di questo romanzo, ed ho subito visto che si riferiva alla mia vita. Già, in quel piccolo romanzo c'è tutta la mia vita. Il vecchio. Vecchio rappresenta Dio, che va nel mare, perché come si suol dire, ho mille cose da fare, ho un mare di cose da fare, perché così tutto funziona o ha funzionato e funzionerà. Quando si dice che Dio dal nulla creò, vuol dire che tutto è nell'invisibile e dall'invisibile bisognava farlo e trasformarlo in visibile. È ciò che noi andiamo dicendo da molto tempo. Dio ogni cosa ha creato e per primo doveva farle per poter così dire un giorno: guardate che le cose stanno così. Non fa certo come certi oppionisti, e dico oppionisti, che impazzano su tutte le televisioni, anche giornali, che così con nonchalance pensano di conoscere la psiche umana. La psiche umana nessuno mai l'ha incontrata e nessuno mai l'ha potuta descrivere, scientificamente provare. Purtuttavia, tutti si innalzano a grandi conoscitori di questa sconosciuta sfera. Questi cosiddetti psichiatri e psicologi altro non hanno fatto che gabbare la tesi su un'ipotesi. Questi giornalisti che si spacciano, ripeto, come gli oppionisti, di conoscenze dell'essere umano quando ancora non conoscono se stessi. E più si pensano grandi e più sono cretini. E di questo, ripeto, ogni giorno la varietà di cui ci offre la cronaca è grande. Già perché la vera grandezza, figli cari, non sta nello stipendio cui percepiscono o la fama di cui si sono creati. La vera saggezza sta nell'anima,
che attraverso l'esperienza arriva la conoscenza. Ecco perché vi dico, la vera cultura è l'università della strada. L'altra è solo spaccio di oppio, che ascoltandoli fanno ridere i polli. Ma su questo ci ritorneremo. Tornando alla leggenda del vecchio e il mare, appunto, lì vuole significare questo dio, il vecchio, che parte per la pesca, così come d'altronde il Vangelo ne è pieno, parla sempre di pesca. Il cristianesimo è rappresentato attraverso il pesce, simbolismo. Dunque, va e torna sconsolato a mani vuote. Lo fa per 2 giorni e mezzo. Quando, poiché lui non si scoraggiava mai, riparte e si promette andare oltre, inoltrarsi nel mare per così pescare così tanto pesce da poter sfamare tante persone, perché questo era il suo intento. Finalmente riesce a pescare un grandissimo pesce. Ovviamente tra i due si innesca una lotta feroce. Pesce, il marlin, che fa parte della famiglia del pesce spada. Ecco che torna la spada, la parola di Dio, Dio che lotta con l'umanità. Attraverso la parola c'è una grandissima lotta. E tocca finalmente, ambedue feriti, il vecchio riesce a legare questo grande pesce alla sua barca. Ovviamente, non avendo finito le sue esperienze, non ha pensato che attraverso le molteplici ferite questo pesce non poteva fare altro che lasciare dietro di sé scie di sangue. È risaputo, ma il vecchio non ci aveva pensato, poiché appunto mancava ancora di esperienza. Il sangue attira i squali e a sua insaputa aveva nutrito tantissimi squali. Quello che succede qui, lo dicono, no? Nei messaggi, che io non so niente, che però attraverso i nostri messaggi si erano ricreduti feroci assassini che neanche il diavolo riusciva a dominare più. E tutto questo a mia insaputa, così come quel sangue che aveva perso quel grande pesce che aveva nutrito molti squali. Finalmente è arrivato, tira la barca, arriva e con sua grande amarezza scopre che questo pesce era stato divorato. Non restava che la carcassa. Dunque, ancora una volta si pensava che tutto il suo sforzo era stato vano e che non poteva nutrire tutta la gente che lui avrebbe voluto, ma che in realtà era successo. Andò a dormire. Al risveglio, per suo grande stupore, vide che intorno a quella carcassa di pesce si era formata tantissima gente, che stupita guardava questa grande carcassa. La carne non c'era più, ma la testimonianza di questo pesce vi era in quella carcassa. E allora, rincuorato, pensa di partire ancora una volta. Ecco il mio percorso. Mi aspettano altri orizzonti. E poi si vedrà.
Non vi nego che spesso casco dall'amarezza, dallo sconforto, perché penso che tutto sommato non faccio niente o non ho fatto niente. Poi ogni tanto Dio mi manda un cenno e quel cenno mi basta per rialzarmi, per continuare, perché il mio motto è non mollare mai. E quello che deve diventare, e questo motto deve diventare il vostro motto. Perché innanzi a Dio nessuno può sapere niente. Solo Dio sa. Ora ascoltiamo insieme il messaggio. Sono o non sono Dio? Allora, il membro della famiglia divina è sceso nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolto. Il senso di tutto questo romanzo, il vecchio e il mare, altro non dice. Guardati intorno. Hai visto o non hai visto quanti squali girano intorno a te? Essi ti hanno succhiato il sangue, ma tu non ti sei perso per niente. E se anche hai le due carcasse sfinite, no, ma di più. Pur tuttavia, ci riesci. Riesci a dormire. Al tuo risveglio puoi comunque verificare come l'ammirazione è grande per aver pescato un così grosso no, ma grossissimo pesce. Ed allora, rincuorato, ripartì per altre pesche. Vero Fio? Odio Dio. E odio il mondo. Questo è stato in certi momenti il tuo dolore, vero Fio? In certi miei momenti è tutto così scoraggiante, ma poi, dopo una bella dormita, penso che invece sì, va bene così. Così si può ripartire perché le carcasse hanno comunque nutrito molti squali. Il senso vero però di quel romanzo era per dirti: stai serena, Fio. Il tuo silenzio e il lavoro non è vano. Ma se tu riesci a dormirci sopra, il tuo curriculum si può avvalere del tuo silenzio. Oggi come oggi noi siamo grati, no, ma fieri di te. Sei ingenua, no, ma di più. Come quel vecchio che non pensava che avendo legato un così grande no, ma grandissimo pesce, non poteva fare altro che attraverso il suo sangue attirare i squali e così facendo non poteva arrivare integro alla meta. Ma la carcassa ebbe a testimoniare che sì, c'era ed ha nutrito chissà quanti squali, vero Fio? Cari figli adorati, Nostra Signora sta arrivando, eh? È decisamente molto in forma fisica e non. Non dateci dei matti, perché non lo siamo. Ella in questo mio periodo ha fatto una brutta convalescenza. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E il tuo seno è stato rifatto, no, ma di più, e mi spiego meno e meglio. Lei è stata massacrata da tutti, ma proprio tutti noi. Noi le abbiamo cambiato alcuni pezzi interiori.
Uno mi può dire, ma dai, Dio, tu ci fai sempre e da sempre soltanto ridere. Già, voi ve la ridete, ma è lei che non ride troppo. Perché nonostante lei ancora non sa niente, ella nel frattempo è diventata ancora più bella. Lei è divina creatura. E guai a voi se ve la ridete così tanto per. Per lei Dio si è fatto in quattro. E oggi come oggi no, ma semplicemente oggi. Vi vogliamo raccontare quello che si dice intorno a lei. C'è chi pensa che lei è matta. C'è chi pensa che lei è spietata. C'è chi pensa che lei sia veramente Dio. Ma Dio mio, non è questo lo spirito giusto? Eh sì, eh? Perché lei è tutto questo, ma anche di più. Oggi stesso lei avrà, no, ma la facoltà di essere ciò che lei è. Lei è una bellissima signora che non ha bisogno di molti trucchi per essere ciò che è. Lei è semplicemente bella. E molto, ma molto, molto umana no, perché essere umani è il più grande errore che gira sulla terra. D'altronde, tutto nasce, tutto l'insegnamento nasce dall'errore. Si dice, no? Si deve sbagliare per capire. Sbagliando si impara. Sbagliare umano è. Attraverso l'errore si impara, si capisce, si evolve, ci si purifica e si arriva a Dio. Ma questo è un lungo processo di cui già ve ne abbiamo parlato. Già, figli cari, voi lo dite, no? Voi siete normali. E anche di questo ne abbiamo già parlato. La parola normale significa essere sulle orme del male. Che torniamo al concetto dell'errore. Ve lo abbiamo detto e ho ridetto, ma la gente, specialmente quella cattiva, non lo capisce. Fa niente, perché più si è cattivi e più si paga con la vita. Vero Fio? Dio li elimina uno alla volta. Dio non vuole che intorno a lei ci siano persone cattive. Il suolo è quasi ripulito intorno a te. Vero Fio? Voi che siete stati spietati con lei. Voi pagherete no, ma pagate con la vostra stessa vita. Dio non voglia che la si debba insultare ancora. Perché è così. Sarete fulminati in men che non si dica. La parentela che è immersa nel veleno nei suoi confronti sta pagando a caro prezzo il suo continuo sparlare di lei. O ignoranti, voi che non sapete chi fosse lei, perché la odiate così tanto? So, voi non sapete chi è lei, ma che in realtà lei stessa lo dice. Anche lei ancora non sa chi fosse in realtà. Ma almeno, vi ricordate almeno cosa lei ha fatto per voi? Lei è sempre ed ha sempre stata al vostro maledetto servizio. A lei non sfuggiva niente e ogni bisogno lo sterminava.
quanto ha fatto in passato questa mia creatura per i suoi familiari lo sa soltanto Dio. E così facendo, cosa ha riscontrato? Cattiveria su cattiveria. Lo so, lo so, lo so, ci dice Nostra Signora. Ti prego, Dio, non tornare sempre sulle stesse cose. Ti prego, Dio, fallo almeno per me. Certo, Fio, lo so. Se fosse per te, ogni creatura che ti ha trafitto potrebbe godere della gioia dell'amore di Dio. Tu sei sempre stata pronta ad abbracciare chiunque ti trafiggeva. Non conosci odio né rancore. E se Dio si è compiaciuto in te, questo è il motivo. Tu sei sempre, e dico sempre stata, sarai no, perché la musica è finita. Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. In che senso direte voi? Noi spesse volte vi abbiamo richiamato al pentimento nei suoi confronti. Pentimento c'è, o c'è stato, ma non era sincero. Né sarà mai più sincero, perché certe persone sono così e così restano, vero Fio? Certe persone ti pensano indifferente. Loro non sanno, né conoscono la tua legge. La tua legge è legge divina. Lex, sed dura lex. Ed è per questo che vi dico, non è lei che deve venire a voi, ma contrario. Voi avete sbagliato con lei e non lei. Se lei ha peccato di troppo amore. Ella si è consumata nel dare ogni molecola del suo corpo, ma voi l'avete soltanto spremuta. Oggi come oggi no, ma domani. E se dico domani è per dirvi. Vi restano pochi, pochi, pochi giorni per essere sinceramente pentiti con lei. Che peste vi colga, così come è già successo. Ci sono lutti su lutti nella sua famiglia e tutti pensano alla sfortuna, ma così non è. Il calvario che avete affossato a lei orora tocca e non toccherà anche a voi. Come si dice? Chi la fa l'aspetti. Già perché Dio esiste, arriva e nessuno sa quando. Orora è mancata un'altra cognata e l'altra si sta preparando e così via. La maledizione che avete buttato su di lei, adesso come adesso, è e sarà tutta vostra. Uno mi può dire, ma dai, Dio, ma non hai detto tu che sei misericordioso e buono? Sì, è vero, ma lo sono e io sarò con chi lo merita. Per altri, l'inferno è già in loro. Porci siete stati con lei e porco sarà Dio con voi. Maledetti, non penserete mica di cavarvela così, vero? Dio è arrivato e se Dio vuole cadrete come mosche sotto i suoi occhi. Ella non avrà pietà perché in lei la giustizia divina ha fatto il suo corso.
Non vi azzardate, né vi azzarderete ancora una volta a sparlare su di lei. Maledetta stirpe, lei è creatura divina, che a sua insaputa no, perché le sofferenze del mio e vostro mondo le ha fatte tutte, tutte, tutte. E se così è stato, è perché un giorno potervele insegnare, perché soltanto così si salverà il mondo. A lei la cultura fa un baffo. Non è certo la cultura che salva il mondo, semmai è il contrario. La cultura ha saputo rivoltare in ogni dove questo mio marcio mondo. Già, con la cultura. Ma sputtanati sarete da lei. E questo è quanto vi voglio dire. Se avete da dare qualcosa a lei, fatelo alla svelta. Vi restano pochi giorni. E poi il resto lo raccoglierete voi. Nel senso che ogni cosa a lei negata la pagherete con la salute, no, ma con la vita. Sporchi e sudici bugiardi. Pensavate veramente che Dio tollerasse che lei fosse infangata in ogni dove? Maiali, questo siete. E se dico maiali, è perché quelli hanno sempre il muso nel trogolo. Trogloditi, questo è il senso. Voi non vedete che male, male, male. Perché appunto, come si sta, si pensa. E adesso andate pure da lei a chiedere scusa, prima che la morte bussi anche alla vostra porta. Così come ultimamente sta facendo, vero intrisi di sangue umano? Nota bene, a te Gino do pochi giorni per mettere a posto tutto il tuo sudicio o le tue sudice menzogne. Metti a posto i tuoi sudici conti con lei. Amen no, ma alleluia sì. Ecco figli, capisco che Dio voi non lo conoscete perché ce l'hanno insegnato come un ipocrita, quel finto buonismo, quello che in fondo fa comodo a tutti. Ma Dio è giustizia. Giustizia in assoluta, che dai detti comuni la si può cogliere fino in fondo. Quelli che appena ve l'abbiamo citato, chi la fa l'aspetti, come semini raccogli. Non farà ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Ma chissà perché nessuno ci crede, o se ci credono, vale sempre per l'altro. Perché le proprie colpe non sono mai, mai, mai riconosciute. Sono sempre colpe degli altri. Grazie figli. Noi parliamo per tutti, ma soprattutto per persone di buon senso, perché loro ci possono capire. Come dice il Vangelo, la messa è pronta. Ma gli operai sono pochi. Grazie sempre, perché vi vedo sempre più numerosi. Grazie per averci scelto. Alla prossima, figlio.